Poi l'autrice fa una breve riflessione su questo discorso del rapporto del ciclo, come le donne lo vivono, come anche gli uomini tendono a farlo vivere alle donne, che è un discorso che avevamo già visto con molto più approfondimento per quanto riguarda Luna Rossa, che magari poi vi leggerò comunque, rileggerò comunque più là, nel senso che magari lo integro. Poi sto cercando di, vorrei trovare ecco, anche Jutta Voss, che è un'altra autrice, che ha dedicato un libro addirittura del 1992, quindi pure precedente a Luna Rossa, su questo discorso di ciclo di Luna Nera anche, che sarebbe un libro utilissimo da leggere, però il problema è riuscire a trovarlo. Se riuscirò in un certo senso a trovarlo, ve lo leggerò, così comunque lo integrerò, con quanto poi già dicevo su Luna Rossa. Che comunque ribadisco, chi se lo volesse leggere, io ne ho fatto un compendio, è un compendio commentato, quindi se poi qualcuna se lo volesse leggere, io suggerisco di leggerlo. Lascio il suo contatto che glielo mando direttamente per mail. Allora, il ciclo femminile nella vita di uomini e donne. Il patrimonio ideologico indiano considera le mestruazioni come una parte importante della forza femminile. Noi donne possiamo prendere esempio da questo atteggiamento per non considerare il flusso mestruale come un male indesiderato e per sentirne la forza che vi è insita. Ed è una lezione pure per gli uomini nella nostra cultura, poiché se vogliono vivere. Se vogliamo vivere insieme liberamente oppure creare nuove forme di convivenza, il rispetto reciproco è un presupposto essenziale. In questo senso, le mestruazioni possono diventare un tema di interesse anche maschile, dal momento che gli uomini vivono insieme con le donne, il ciclo femminile fa parte pure della loro vita e ciò può far nascere una nuova comprensione reciproca. Nelle culture matriarcali indiane, la donna non comanda l'uomo, ma ognuno dei due ha la propria sfera di competenza. Per inciso, allora, attualmente è vero che in India prevale un discorso di maschilismo, spesso di patriarcato, però se andate un po' a studiare la storia dell'India, fino alla fine più o meno del 1800, lì c'era ancora un discorso di cultura matriarcale, di cui adesso non mi ricordo il nome preciso della tribù, ecco, dell'etnia. Che è praticamente fino al 1800 è stata matriarcale, che la stavo studiando l'altra volta, l'ho mandata anche da leggere alle mie amiche, perché attualmente quella tribù lì, quell'etnia lì, esiste ancora, però ha cambiato un po', nel senso non è più matriarcale al 100%, ma è restata solamente matrilineare e matrifocale, mentre invece fino al 1800 lo era, Poi ovviamente entrando in contatto con il resto del patriarcato si sono ovviamente inquinati anche loro, però. Per dire, tra l'altro, poi in quel particolare gruppo lì, poi sotto magari vi metto anche il link. Allora, una dea in particolare, che anche sotto poi vi metterò l'immagine. E tra l'altro, è molto probabile che le donne comunque fossero sacerdotesse, così come poi in un'altra zona che stavo studiando l'altra volta. Sempre di un'altra dea legata ai serpenti che ricorda molto la nostra dea dei serpenti cretese della zona del Gujarat, che è una zona che sta a confine tra il Pakistan e l'India del Nord, e anche lì effettivamente c'era una casta di donne sacerdotesse, quindi anche questo è bene saperle come cose. Poi, nelle culture matriarcali indiane la donna non comanda l'uomo, ma ognuno dei due ha la propria sfera di competenza. Uomini e donne hanno i propri rituali per rinforzare le energie personali, ma anche una serie di riti comuni per favorire la vita insieme. In questo modo uomo e donna si incontrano su una base di parità, con la stessa potenza ed energia. La maggior parte di questo libro tratta di donne ed è stato scritto per esse. La ragione principale è che io stessa sono una donna e gran parte del mio lavoro si svolge insieme con donne, pertanto sono in grado di esprimermi sulla sfera femminile. Però sono dell'opinione che tutto questo riguarda anche gli uomini, nel senso che se vogliamo inventare uomini e donne insieme, forme di convivenza innovative invece di bloccarci su convenzioni ormai superate. Non vorrei presentare Luna Yoga come un alberino ornamentale tagliato e portato in qualche forma, bensì lasciarlo crescere come l'albero che descrive il poeta turco Nazım Hikmet, vivere individuali e liberi come un albero e al tempo stesso come una selva di buoni fratelli è il nostro desiderio. E penso che possiamo benissimo farlo da sorelle. Come vedete, queste riflessioni sono davvero molto importanti, cioè queste riflessioni proprio di donne per le donne, sulle donne sono davvero importantissime secondo me. E in Italia purtroppo ancora non c'è questa mentalità, ma soprattutto non c'è questa mentalità da un punto di vista democratico.
Nel senso che è vero che in Italia a volte si organizzano eventi tipo congressi delle donne per le donne, però è anche vero che questi congressi e questi eventi sono quasi sempre a pagamento. E questa è una cosa che a me non piace proprio per niente, perché mettere un qualcosa a pagamento vuol dire fare un sistema classista che esclude tutti quelli che magari questi soldi non li hanno per pagare. E non è giusto che la conoscenza sia solamente a pagamento. Perché è un discorso mostruoso questo del mettere le cose, mettere la liberazione delle donne a pagamento, come purtroppo vedo che però fanno certi siti anche famosi dell'ambiente, che è vero che queste cose le organizzano, però le organizzano a pagamento. E a me questo discorso non piace proprio per niente, nel senso che non trovo giusto che per avere questa conoscenza e per stare insieme delle donne, innanzitutto si debba pagare. Credo che dovrebbero essere delle cose gratuitamente, o comunque il più possibile gratuite. Certo, capisco che magari da un punto di vista di associazione ci siano dei costi da sostenere, però credo che molte cose le si potrebbe anche organizzare gratis. Io poi personalmente non ho mai fatto pagare niente delle cose che ho fatto in questi anni, quindi non mi piace proprio quest'idea di classismo, quest'idea di bisogna pagare per far parte di questo gruppo, peggio ancora per dare la conoscenza. Che è una cosa che a me non piace proprio per niente, perché al di là del fatto che farsi pagare si fanno pagare i monoteisti, quindi farsi pagare per queste cose rientrerebbe in un discorso di scimmiottare i monoteisti, cosa che appunto sarebbe addirittura grottesca. Perché sono i monoteisti che si fanno pagare con l'otto per mille e via dicendo, quindi. Ma comunque farsi pagare per dare poi tutta questa conoscenza in realtà esclude tutte quelle persone che magari non hanno soldi per pagare queste cose e magari vorrebbero veramente imparare, quindi non è assolutamente giusto escludere queste persone dall'emanciparsi, quindi per questo sostengo il mio punto di vista, ecco che comunque se siete interessate a queste cose non partecipate a eventi a pagamento perché non è proprio giusto il meccanismo, non è il meccanismo concettuale che sta dietro, perché il discorso di liberazione femminile non deve essere una prerogativa di poche fortunate elette che magari stanno bene da un punto di vista economico e possono pagare quindi la quota associativa a questo o quell'evento. Credo che dovrebbe essere proprio di tutti, di tutte e di tutti, e quindi con tutte io intendo proprio tutte le donne, quindi dalle più disagiate che magari sono nate in un contesto socio-economico sbagliato, a quelle ovviamente che sono nate un pochino più fortunate, quindi organizzare comunque degli eventi a pagamento a tema pagano, comunque di animo femminile, dove ci può andare solamente una minoranza, magari di donne che lavorano, hanno tanti soldi da spendere e non tutte le altre, per me è discriminatorio e discriminante, quindi io non l'approvo affatto questa mentalità che purtroppo si sta diffondendo sempre di più anche qui in Italia. Quindi sappiate che io personalmente tutto quello che in genere ho organizzato, che ho fatto, è sempre stato gratis e sarà sempre gratis. Per questo motivo, ecco, credo che sia giusto far girare queste cose gratuitamente, così come le si prende gratuitamente dalle biblioteche, le si fa anche girare gratuitamente, non è che poi si organizza un seminario a pagamento, dove ci possono andare giusto le più fortunate tra noi e tutte le altre poverine, no, via nell'angolo escluse. È una mentalità abbastanza, da una parte deprimente e dall'altra anche abbastanza frivola e consumista, quindi è una cosa che assolutamente non approvo. Per questo motivo, piuttosto vi consiglio di farvi voi queste sole queste cose andando nelle biblioteche richiedendo il materiale. E quindi non dando soldi a questa o quella persona che comunque queste cose ve le mette, ma a pagamento, perché altrimenti accettare quella logica lì vuol dire appunto accettare una logica classista e discriminatoria, socialmente proprio parlando, quindi vi consiglio di non farlo, proprio per un discorso di rispetto nei confronti comunque delle donne che magari non possono partecipare o non possono permettersi di pagare questa o quella quota associativa. E non per questo devono essere ovviamente escluse da un discorso di conoscenza e di emancipazione.